Salve a tutti e benvenuti a Libri Interviste, la rubrica domenicale che si occupa di letteratura e che incontra gli autori, incontra gli scrittori e li fa dialogare con me e con voi che ci ascoltate. Oggi abbiamo qui come ospite Carlo Crescitelli. Buongiorno Carlo. Buonasera, buonasera. E siamo qui per presentare il volume curato da Carlo che si chiama Brividi. Possibilità fuori da ogni zona di comfort. Un volume molto interessante, una raccolta di 23 racconti che spaziano su quattro generi che sono molto, molto importanti nel panorama letterario, non solo italiano ma mondiale: il crime, il fantasy, la fantascienza e l'horror. Sono quattro generi su cui si potrebbe dire qualsiasi cosa, sono un arcipelago. Cercheremo di essere quanto più slim possibile, ma dando quante più notizie possibili, quante più informazioni possibili per far conoscere questo splendido volume. Ma innanzitutto volevo, prima di presentare il libro, volevo presentare Carlo, per chi non lo conoscesse. Chi è Carlo Crescitelli? Carlo Crescitelli è uno scrittore e curatore di libri nato ad Avellino 57 anni fa. Laureato in scienze politiche, dottore di ricerca in filosofia giuridica, politica e sociale, ha lavorato in passato come recruiter, formatore e consulente di risorse umane per grandi e medie aziende nazionali, rilevando successivamente la gestione del punto vendita di un noto brand di arredo e arte etnica. Attualmente opera per la valorizzazione del territorio irpino come membro attivo dell'associazione turistica Info Irpinia e collabora con l'associazione culturale Riscontri in qualità di giudice in concorsi letterari. E occupandosi di servizi promozionali editoriali per autori sia esordienti che non esordienti. Ha inoltre pubblicato tre interessanti volumi a partire dal 1990. Il primo è un volume sulla rivoluzione islamica khomeinista, pubblicato dalla casa editrice Il Nuovo Meridionalismo nel 1990. Ha continuato quindi con un altro volume intitolato Egregio Dottore, manuale di sopravvivenza per giovani laureati in azienda, con lo pseudonimo di Massimiliano Conte. E poi un terzo volume chiamato L'antiviaggiatore, il mio libro self-publishing 2010, che è un volume quindi che si differenzia dagli altri due, giusto Carlo? Certo. Quindi hanno ovviamente ogni volume ha le sue caratteristiche. Oggi invece presenteremo un volume curato da Carlo, che è un volume molto interessante. Ci sono 23 racconti per 19 autori. Quindi sono racconti, come abbiamo detto, divisi in quattro categorie: horror, fantasy, crime e fantascienza. Partiamo subito a razzo, quindi perché dobbiamo innanzitutto conoscere di più l'autore e poi ci tufferemo anche nella narrazione. La prima domanda che voglio farti, Carlo, è come è nata in te la passione per la letteratura e quando hai cominciato a scrivere per la prima volta? Beh, questo è quello che succede un po' a tutti quelli che magari poi scelgono di intraprendere questa strada. Quando ho incominciato a scrivere per la prima volta, francamente non me lo ricordo, ma dovevo essere parecchio piccolino perché io leggevo tanti romanzi di Emilio Salgari, che era il mio autore di avventure preferito, parliamo degli anni 60, l'età in cui ero bambino, e facevo le cose che facevano i bambini all'epoca, giocavo ai soldatini e mi inventavo delle storie nel West di indiani e di cowboy che poi andavano, oppure di cavalieri medievali che poi andavano a vivere le loro avventure. Quindi già allora avevo questo tipo di idea di raccontare delle storie anche attraverso per esempio il teatrino dei burattini. Non vorrei che sembrasse come si stucchevole questa risposta, ma molto spesso noi da bambini siamo già quello che saremo probabilmente da grandi. E infatti da grande i lavori che ho fatto più a lungo sono stati il selezionatore del personale o recruiter è quell'omino che ti fa le domande ai colloqui quando tu vai a fare un colloquio per essere assunto. Ebbene, quello lì ha proprio la funzione di ascoltare, tutto sommato, la storia della tua vita, di come sei, per capire se questo quadra con l'impiego che deve coprire per l'azienda
per la quale in quel momento sta lavorando. E quindi la sua funzione è una funzione importante di ascolto delle vite degli altri, ecco, questo è il concetto. Quando poi ho lasciato questa attività per aprire un negozio di arredo e di arte etnica, perché mi è sempre piaciuto molto viaggiare, una parte importante della mia attività era ascoltare i racconti di viaggi dei clienti. E quindi piano piano, attraverso i decenni, adesso è andato a finire che sono io quello che racconta le storie, le scrive per gli altri. Perché mi piace ascoltare storie e raccontarle, quindi non solo raccontarle, anche ascoltarle o curarle, come è il caso di questa raccolta. Quindi la risposta alla tua domanda è che sinceramente non lo so come ho cominciato, diciamo che l'ho sempre fatto perché mi piace, è andata così. Perfetto, perfetto. Quindi questa prima domanda fa breccia sulla seconda domanda che ti farò e che comunque completa anche la prima parte di ciò che hai detto. E cosa si prova a curare un libro? In questo caso qui una raccolta di racconti che è fatta da quattro generi importantissimi per la letteratura in generale, che sono l'horror, il crime, il fantasy, la fantascienza, ma soprattutto cosa si prova a vederlo nascere? Cosa si prova a vedere nascere un libro? Una raccolta di racconti in questo caso. Ecco, io ti ringrazio di questa domanda perché mi dà modo di parlare di qualcosa a cui tengo veramente. Allora, una tappa importante dell'evoluzione di un autore che io ho vissuto tutto sommato piuttosto recentemente, da quando ho cominciato a fare curatele editoriali, è proprio quella di superare il momento del, chiamiamolo così, del broadcasting in cui tu butti fuori cose tue, pubblichi, ti fai leggere, ti fai vedere per mandare avanti quelle che sono le tue modalità di espressione, per fare un passo indietro e andare a seguire il flusso di quello che ti accade intorno. Ancora una volta, per quanto mi riguarda, in maniera simile a quello che facevo nei miei precedenti lavori. Quando facevo il recruiter, mi interessavo delle vite altrui per calzarle alle professioni e alle posizioni che dovevo ricoprire. Oppure, mi interessavo della sensibilità artistica di viaggio dei miei clienti per l'arredo, per l'arte etnica. Quando fai il curatore diventa un po' la stessa cosa. Quello che tu devi assolutamente evitare e che è la prima tentazione alla quale ti trovi di fronte è quello che, guarda caso, io faccio di nuovo un riferimento aziendale alle risorse umane perché è una cosa che trovo in linea di continuità con le cose che faccio adesso. È quello che i selezionatori chiamano effetto alone, cioè andare a concentrarti sulle sensibilità che sono analoghe alla tua, e cioè quindi andare a concentrarti, a preferire, a privilegiare dei racconti e degli autori che tutto sommato sono come te, sono già come te, hanno la tua sensibilità, la tua storia, la tua esperienza, il tuo linguaggio. Ecco, questo è sicuramente molto limitante perché la tua missione di curatore non è quella di produrre o comunque di dare visibilità a delle cose come le tue, ma a maggior ragione produrre e dare visibilità a delle cose a cui vale la pena di darla e che tu devi fare lo sforzo di considerare possano piacere al pubblico. Quindi questo è il primo aspetto molto importante. E al di là di questo primo aspetto, ci deve essere una curiosità fondamentale anche per quello che riguarda il discorso del genere. Ecco, all'interno del Terebinto Edizioni io sono il curatore degli aspetti che riguardano la narrativa fantastica, quindi non solo il fantasy in senso stretto, ma anche l'horror, la fantascienza, il crime, il poliziesco, l'action, l'avventura in senso lato. Però fondamentale è che tu abbia curiosità delle cose che leggi, perché se incominci a mettere dei paletti su alcuni argomenti o su alcune questioni o su alcuni stili o linguaggi che non ti interessano, e beh, allora sei fuori strada, lavorerai male,
per la cura editoriale. Il tuo obiettivo è quello di comporre un prodotto che sia il più possibile completo e che non tolga né a chi vi partecipa come autrice, come autore, né al pubblico la possibilità di esprimersi a 360 gradi. È un esercizio importante. In questo caso l'autore deve annullare se stesso per essere ricettivo al massimo di quello che a loro volta i suoi autori, quelli che sta curando, gli portano in dote per la pubblicazione. Dopodiché, Giuseppe, se mi consenti un'altra, vorrei dilungarmi un altro minuto anche su un'altra questione che mi appare molto importante, che è quella di un prodotto omogeneo. Perché tante energie, tante voci, tanti stili, tanti autori che vengono fuori nel corso della tua selezione, facilmente potrebbero dare l'idea di un prodotto discontinuo, disomogeneo, troppo vario per contributi. E allora è fondamentale che tu dia un filo rosso che lega tutti questi racconti, e sta a te curatore trovarlo, perché ovviamente gli autori ti portano ciascuno il suo lavoro, ma sei tu che devi trovare quel legame che tenga unito tutto il libro nella sua logica. E anche questo è un compito che ti devi dare con molto rigore e con molta umiltà, altrimenti ricadrai nell'errore di proiettare te stesso nei lavori che scegli, ed è esattamente quello che non devi fare, perché sarebbe una cura invadente, sarebbe una cura sbagliata, no? Assolutamente, certo. E quindi questo apre un'altra breccia, ovviamente, e qui vorrei leggere una piccola parte dell'introduzione di Carlo a questo volume, che parla proprio di questo, quindi aggiunge, quindi arricchisce ciò che ha detto poco fa, e che in effetti poi apre pure alla narrazione, a chi vuole andare a leggere quindi questo pregevole testo. Allora, l'introduzione di Carlo ha un titolo particolare, che è un altro omaggio alla letteratura del Novecento, l'insostenibile leggerezza del brivido. Dice Carlo: parliamoci chiaro, cos'è che manda avanti davvero una storia, che ci tiene incollati pagina dopo pagina fino alla fine, che ci fa dire, arrivati in fondo, che quella storia funziona, che ci è piaciuta e che ne vorremmo altre così? Beh, ve lo dico io, se magari non lo avete ancora messo a fuoco, è lo scoccare di quel momento incantato, quel patto sottile tra autore e lettore che si instaura sin dalle prime righe e secondo il quale entrambi si rendono vicendevolmente edotti e consapevoli che l'intero microcosmo di quella vicenda è lì lì per subire un bel trauma, andare a rotoli senza apparente soluzione o rimedio, e a quel punto qualunque cosa accada potrebbe già non bastare più a guadagnare un porto sicuro, assicurarsi la pelle dell'orso, vivere felici e contenti, insomma fate voi. Comunque lo capite che il problema non è da poco, non può essere da poco in ogni storia che si rispetti. E a poco o nulla vale infatti argomentare che alla fine non si tratta mica della realtà, ma solo e soltanto di una storia di mera fantasia. Ah, no, 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 no. Mai sentito parlare di sospensione dell'incredulità? Fa parte del patto, ne è anzi l'elemento essenziale, e se non lo viola l'autore, a maggior ragione non può essere autorizzato a farlo il lettore, pena disamore e disistima reciproca. Come uscirne quindi? Abbiamo detto che soluzione non c'è, anzi no, c'è, ma fuori dalla comfort zone, diamine. E se no, che storia avvincente sarebbe? Quella in cui nessuno rischia, nessuno si gioca il tutto per tutto in una situazione disperata, nessuno ti fa trepidare di paura e strabuzzare gli occhi di meraviglia, nessuno ti tiene in ansia per il suo destino e il suo futuro? Ecco, quindi questa in effetti la dice lunga, quindi su quello che andremo a leggere, poi ovviamente rende più gustoso quindi il racconto, se mi è concesso quindi un termine, cioè un aggettivo gastronomico, e quindi apri anche la terza domanda. Ti faccio questa domanda, Carlo, partendo dal titolo, Brividi. Perché hai scelto questo titolo?
Il brivido è, secondo te, un elemento importante che ci spinge a leggere un racconto fino alla fine? Può essere, secondo te, una specie di collante tra lettore e scrittore? Sicuramente è un aspetto fondamentale. Tu hai giustamente portato all'attenzione del nostro pubblico quelle che sono le mie istruzioni per l'uso di questa antologia. Vale a dire, immaginare una storia come un qualcosa che parte da una situazione consolidata, definita, che improvvisamente viene turbata da un qualcosa che succede e non ce lo saremmo aspettato. Tutto lo sviluppo della storia va a cercare di risolvere quella frattura, ma neppure ci riuscirà perché il mondo alla fine della storia sarà cambiato, quindi ci sarà un equilibrio nuovo e diverso. Se ci pensi bene, è la struttura di tutte le storie, dall'Odissea e dalle tragedie di Shakespeare a oggi. È sempre così. Se tu vai al cinema, ti troverai con uno schema di questo tipo. Il bello, sai qual è? Che noi lo sappiamo questo, che funziona così. Però è bello calarcisi con quella sospensione dell'incredulità per credere che realmente stiamo vivendo quella situazione e appassionarcisi, in modo da creare quell'incanto che si perpetua costante nei secoli. Le storie di azione, di avventura, di orrore, di fantascienza tipicamente giocano sul colpo di scena, sull'imprevisto, sulla sorpresa, sull'alieno, sulla diversità. Quindi queste possibilità al di fuori della zona di comfort sono molto, ma molto amplificate in senso così fantastico. Però vada bene che se ci fosse qui, per esempio, la nostra curatrice di antologie di racconti romantici, sentimentali, introspettivi, psicologici, potrebbe dirti: beh, allora l'amore non è una frattura che rompe con tutto il passato, non è un trauma anche quello importante. E allora vedi che è sempre così. Se stiamo parlando di orrore, di fantascienza, di crimine o di amore, alla fine è la stessa cosa. Il brivido per me voleva significare in questo caso anche giocare sulla parola, anche il brivido del piacere della lettura, no? Che la bella sensazione di avere il libro tra le mani e di vedere, ma vediamo cosa succede adesso, come quest'altra storia nuova. La lettura è un piacere, no? Non ce lo dobbiamo negare, lo Ah dobbiamo certo, vivere quella è anche con la necessaria uno dei leggerezza. principali piaceri, quindi la lettura in generale, quindi è una di quelle cose di cui non si può fare a meno. E quindi Infatti. questo apre quindi un'ulteriore breccia, stiamo facendo tante piccole brecce in questo muro di portavia, va, diciamo così. Questo libro, leggendolo, ci si accorge degli innumerevoli numi tutelari, mi è piaciuto chiamarli così, numi tutelari, che hanno illuminato questi autori. Tolkien per il fantasy, ad esempio, oppure Asimov per la fantascienza, Edgar Allan Poe e Lovecraft per il genere horror, e Raymond Chandler per il crime, e si potrebbero fare tanti altri nomi, ovviamente. Quali sono stati invece i tuoi numi tutelari, i tuoi maestri che ti Ecco, hanno guidato in questo cammino? il discorso dei numi tutelari è correttissimo quello che stai facendo. Non c'è niente di male o di sbagliato nel riferirsi a una storia o un autore. Lo facciamo tutti, lo fanno tutti, lo faccio io, lo fai tu, lo fanno tutti, si fa sempre. L'importante è personalizzare la propria vena creativa, neanche a farla apposta, perché lo abbiamo già detto prima. I miei numi tutelari non sono questi, sono altri, ovviamente, come è giusto che sia. E te ne dico tre così al volo per darti un po' un'idea di quello che è il mio immaginario. Uno te l'ho già nominato, che è Emilio Salgari, che è l'autore che mi accompagna fin da bambino, quindi se mi fosse la mia guida in È quello stato anche che per me, di Salgari. Ah, Io a mi fa casa, molto guarda, ho piacere piena che tu fabbrica lo di tuoi, dica. ho 64 libri.
La comprò mio padre quando avevo 11-12 anni, però poi diciamo, ne ho letti pochi da piccolo e sto leggendo adesso, quindi sto recuperando quasi tutti. Quindi. Ma è un autore, secondo me, in questo periodo storico anche un po' dimenticato, ma che invece aveva tante energie belle da poter godere. E uno è Emilio Salgari. L'altro, invece, che è l'autore che ha caratterizzato molto la mia gioventù, che ho letto con molta passione da giovane, è Herman Hesse. Di Hesse mi è sempre piaciuta la razionalità che si sposa con l'emozione, cioè i percorsi dei suoi personaggi che partono da una situazione nella quale tutto gli sembra dato e definito, e poi sono costretti a cambiare idea e se ne trovano contenti. Ecco, se vuoi sapere qual è il libro più bello in assoluto che io abbia letto in tutta la mia vita sinora, è proprio Il lupo della steppa di Herman Hesse, che è la storia di un omino. Il lupo della steppa è la storia di un omino solitario, depresso, un po' supponente, che crede di sapere in che cosa consista la vita, ma poi piano piano incontra tante persone, incontra una donna, incontra altri personaggi che lui all'inizio valuta con distanza, ma poi pian piano scopre che sono quelli che gli stanno insegnando più cose rispetto a quelle che lui credeva di sapere. E il finale del Lupo della Steppa, lo diciamo perché tanto non facciamo gli spoiler, è un classico della letteratura, è un finale memorabile in cui lui, questo personaggio, questo protagonista che si chiama semplicemente H, come Herman, incontra niente poco di meno che Wolfgang Amadeus Mozart, cioè incontra questo genio della musica che però gli dice: guarda, non mi vedere come un personaggio serioso, come una divinità inarrivabile, perché io ero un altro di quelli che giocava con le cose, giocava con la vita, giocava con la musica, e sbaglieresti nel considerarmi un riferimento lontano, inarrivabile, perché il mio genio stava proprio nel ridere della vita. Questo libro per me è stato una vera folgorazione. L'ho letto a 20 anni, per lungo tempo me lo sono portato sempre dietro, e rappresenta un po' la mia filosofia personale anche nell'approccio a queste attività che svolgo. Terzo autore che ti nomino per profondità e passione che mi suscita è Franz Kafka, di cui mi piacciono Kafka, molto immenso Kafka. le atmosfere, le descrizioni, la lucidità della solitudine umana, e che trovo sia un autore tuttora modernissimo. Anche questo forse poco letto adesso, ma secondo me, che aveva anche molte altre cose da dire. C'è quel romanzo di Kafka che si chiama America, che è un romanzo incompiuto, molto particolare, perché tra l'altro si vede proprio che è un incompiuto, ci sono delle parti mancanti o appena abbozzate, ma che dà l'idea che avrebbe potuto dirci ancora molte altre cose. Vabbè, mi hai fatto dire allora quali sono i miei gusti in termini di letteratura. Speriamo insomma, che Perfetto. al pubblico abbia fatto piacere saperli, o li abbiano anche in parte condivisi, o se ne siano incuriositi. Certo, assolutamente. E poi Carlo, volevo chiederti un'altra cosa, questa è un'altra domanda che mi sta molto a cuore. Cosa ti sentiresti di consigliare ad un giovane autore che vuole pubblicare racconti, che vuole scrivere racconti e che poi vuole farli vivere, no, in effetti? Allora, guarda, questa è un'altra domanda per la quale ti benedico, perché attualmente il mondo, il web, l'economia è strapiena di personaggi che pretendono di darti consigli su che cosa devi fare e come devi scrivere. Per lo più si tratta, nella mia personale sensibilità, di consigli sbagliati. Quello che ti viene insistentemente detto, il più che altro per motivi di business, ma non solo per motivi di mentalità, di cui adesso parleremo, è che tu devi uniformare
il tuo apporto in maniera che possa essere preso in considerazione dalle case editrici che cercano determinate cose che sono interessanti per i lettori. Ebbene, secondo me non c'è niente di più sbagliato per tanti motivi. Anzitutto perché le case editrici non sono un monolite che ragiona nello stesso modo. Niente di più facile che un lavoro che lasci indifferente un editore, ne entusiasmi un altro, ma come è giusto che sia, è la stessa cosa che per i lettori. Qualcosa piace a qualcuno, qualcos'altro piace a qualcun altro. Ma peggio ancora, mettersi in questa disposizione d'animo, cioè di dare all'editore quello che noi pensiamo l'editore vorrebbe, crea un circuito vizioso perché l'editore non osa mai nel pubblicare novità, le librerie non recepiscono mai lavori nuovi e i lettori non si educano ad apprezzare novità, ma a vedere sempre le stesse cose che circolano e a pensare che siano le uniche esistenti o degne di essere pubblicate. L'editore intelligente non vuole le cose che già sa di volere, vuole cose nuove, cose diverse, cose che lo stupiscano e cose che valgano la pena di essere messe in circolo. La stessa cosa il libraio intelligente. E beh, sai che ti dico, caro Giuseppe, se in giro non ci sono sempre editori intelligenti o librai intelligenti, non è un problema nostro, è un problema loro. Noi dobbiamo sempre fare riferimento a quella che è la nostra individualità, a quella che è la nostra voce personale e la dobbiamo tirare fuori a scapito di tutto e di tutti, perché poi alla fine, che cosa ne ricaveremmo da una situazione nella quale noi abbiamo confezionato un prodotto giusto per essere presentato in librerie, sarà probabilmente un prodotto uguale a tanti altri, che non mette, non toglie nulla a quello che già c'è, e io francamente come autore non mi sentirei assolutamente gratificato da pubblicare una cosa del genere, così come non mi sentirei gratificato da farlo come curatore, così come non mi sentirei gratificato da farlo come editore. Nella vita bisogna distinguersi e osare, e se alla fine come dire, la strada è in salita, ebbene non fa niente, tutte le strade sono in salita, non è inutile che ce lo nascondiamo, lo sappiamo bene che i libri si vendono poco e che la gente legge poco, ma se non ci crediamo noi, chi vuoi che ci creda? Ovvio, certo, assolutamente. Guarda, ci siamo riempiti di letteratura, è stato un viaggio proprio quindi, nella letteratura mondiale tra 8 e 900, quindi è stata piacevolissima quindi, questa chiacchierata quindi, con Carlo, che io ringrazio quindi, per essere venuto come ospite nella mia rubrica, per aver arricchito la mia rubrica. Come tu sai, Grazie a te. solitamente delle mascotte, no, che mi accompagnano in ogni intervista che faccio, e ne ho preparata una per te, adesso te la faccio vedere. Eccola qua. Jack Skeletron, quindi direttamente Skeletor, dal mondo Tim Barbie. Burton che è un genio delle favole. Sì, ma in effetti è qualcosa che... Quello sì, è tutto sognante, tutta fantasia. Quindi Jack Skeletron e poi ovviamente il suo creatore, che è Tim Burton. Quindi oggi quindi, ci ha Voglio fatto... essere da meno nel mascherarmi nello stesso modo. Vabbè che è carnevale, ma non ci interessa perché noi dobbiamo giocare sempre, ecco, questo al di là che sia carnevale È o no. anche Quindi, questo. come vedi, entrambi siamo appassionati di Tim Burton E quindi lancio un appello quindi a chi ci sta vedendo, a chi ci sta ascoltando. Quindi se non volete che Jack Skeletron Ah, me lo diventi rimetto allora. malvagio con le sue zucche stregate, con i suoi fantasmini, venga nei comignoli delle vostre case, vi venga a invadere la casa con i suoi spiritelli, iscrivetevi al canale, ma soprattutto comprate il volume di Carlo Crescitelli. Compratelo perché è un libro molto bello, è un viaggio nella fantasia e poi ci sono quattro generi meravigliosi. Chi è che non piace il fantasy, la fantascienza, il crime, che è un genere che va tantissimo di questi tempi perché ci fa
stare, quindi sempre con il fiatone, sempre con il al cardiopalma, no? Quindi sono storie al cardiopalma. È bello perché ci fanno anche un po' soffrire, ma poi ci danno gioia perché noi arriviamo alla soluzione leggendoli tutti, è quello che dovete fare anche voi da casa. Ovviamente, per chi mi segue, per chi avrà voglia di seguirmi, lascerò in descrizione, li troverete all'interno del video qui, sia il link di IBS di Amazon per poter acquistare online il libro, sia il sito, cioè sia il link con il sito internet della casa editrice che è il Terebinto Edizioni, dove potete acquistare quindi il volume anche quindi online nel sito della casa editrice, giusto Carlo? C'è Sì, qualcosa che vogliamo aggiungere? sì, voglio aggiungere questo. Se qualcuno ha il desiderio di acquistare il libro anche in sede fisica, c'è un modo per farlo. Il Terebinto Edizioni distribuisce in tutto il sud Italia, sia nelle librerie indipendenti, e nel circuito Feltrinelli a livello nazionale. Quindi, è possibile recarsi in libreria per ordinare il titolo. Ecco, non vi prometto che lo troverete in libreria perché non siamo un grande editore che ha la forza attraverso il suo distributore di far arrivare fisicamente già i libri in libreria sempre, però lo potete ordinare dovunque in Italia. Ripeto, se vi trovate in una regione del centro-nord, potete andare in una libreria del circuito Feltrinelli. Se vi trovate in una regione del centro-sud, anche nelle librerie indipendenti. E poi c'è il canale online, il sito dell'editore e tutti i maggiori portali online. Quindi è una situazione, di buona reperibilità, che è anche un altro fatto importante perché è giusto anche che i canali di presenza, di distribuzione siano ben oleati, altrimenti se un libro c'è ma non si riesce a trovarlo, anche quello poi diventa un problema. Certo, ovviamente. Va bene, ringraziamo Carlo Crescitelli, ringrazio chi mi ha seguito, Grazie a te. chi vorrà seguire e ci vediamo alla prossima avventura con Libri Interviste. Un saluto Bartonian a tutti voi e ci vediamo la prossima volta. Ciao. Ciao!